Buongiorno concittadine e concittadini, bentornati al punto, l'appuntamento settimanale con le notizie dell'amministrazione comunale. Voglio intervenire questa settimana sul caso del complesso immobiliare Quaglino, il complesso che è situato, come voi ben sapete, nell'area antistante la stazione ferroviaria di Saluggia, perché abbiamo avuto notizia che nella prima quindicina del mese di ottobre si terrà il terzo esperimento di asta immobiliare per tentare di vendere questo complesso immobiliare che è attualmente in uno stato di degrado generale. Ritengo necessarie alcune premesse, alcune precisazioni prima di spiegarvi le intenzioni dell'amministrazione comunale. Innanzitutto il fatto che se l'amministrazione avesse ceduto al pressing, anche alla volta strumentale, di alcuni gruppi di minoranza, avrebbe acquistato il complesso immobiliare di cui si tratta ad un prezzo prossimo a circa 800.000 euro. Una visione invece più razionale della vicenda ci porta oggi a discutere partendo invece da un prezzo di base d'asta ridotto a 420.000 euro. Temporeggiare quindi ha significato una riduzione di prezzo di almeno 350.000 euro. Queste sono le vere economie di una gestione consapevole e non emozionale. In particolare, l'amministrazione comunale deve ricordare anche di aver sondato senza esito la disponibilità del curatore fallimentare a trattare separatamente la vendita dell'area antistante i fabbricati, che effettivamente può e deve essere destinata ad usi pubblici. L'amministrazione ribadisce il proprio convincimento che il comune sia il soggetto meno adatto all'esercizio di attività proprie dell'imprenditoria immobiliare e che debba intervenire invece solamente in via sussidiaria, in assenza di interventi di privati. L'amministrazione comunale non intende assolutamente indebitare il comune con la contrazione di un mutuo per finanziare l'acquisto del complesso immobiliare in esame. Ne consegue quindi che l'unica fonte di finanziamento che può essere utilizzata non può essere quella che è derivante dalle compensazioni del nucleare avuto per effetto della legge 368 dell'anno 2003. In proposito, però, occorre precisare che queste risorse, per espressa disposizione del CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, devono essere utilizzate per finanziare progetti inerenti a problematiche volte al miglioramento ambientale. Avuto tutto ciò presente, la risposta che possiamo dare alla cittadinanza relativamente all'acquisto del complesso immobiliare Quaglino, è questa essenzialmente. Noi riteniamo che prioritariamente il complesso immobiliare Quaglino debba essere offerto ad un imprenditore privato che è disposto ad investire con i vincoli di uno strumento urbanistico che garantisca comunque al comune la disponibilità ad usi pubblici dell'area antistante. Tuttavia, in mancanza di iniziative private, ad evitare l'aggravarsi del degrado ambientale già in atto, l'amministrazione comunale è disponibile anche a prendere in considerazione l'acquisto del complesso immobiliare in questione, con la consapevolezza che l'unica destinazione dell'area, previo abbattimento di tutti i fabbricati, debba essere a servizio dell'ambiente, abbandonando quindi ogni ipotesi di recupero dell'immobile ai fini abitativi, produttivi o terziari. Il vincolo della destinazione ambientale della risorsa utilizzabile non ci consente in questo momento altre ipotesi. Pertanto attenderemo l'esito del terzo esperimento di asta che si verificherà nella prima quindicina del mese di ottobre, dopodiché vi comunicheremo le decisioni che successivamente prenderemo in merito al complesso immobiliare. Riteniamo che questa sia la strada più giusta, riteniamo quindi di seguire questo percorso e se in qualche caso la fortuna ci potrà aiutare, riteniamo che possa andare a buon fine.